oggi parliamo semplicemente di riabilitazione. Così che adesso andiamo a dare la parola a nostra presidente della RMP. Come stai, Sandra? Tutto bene? A vedere se puoi Bene, parlare. sì. Bene, Si bene, continua con coraggio ad andare bene. Ma avanti a certamente. riabilitare chi ha bisogno di essere Ma riabilitato. certamente, certamente, noi siamo coraggiosi e andiamo avanti Sempre senz'altro, avanti. come lemma della RMP, avanti, sempre avanti. Come stai lì in Svizzera? Raccontaci, come vivi la situazione in Svizzera prima di parlare? Stai bene? Stai lavorando o sei un po' a riposo adesso? Dimmi un po', eh? Allora, non c'è molto lavoro, purtroppo il riabilitatore in quei casi lì non è la priorità, le persone hanno paura e tendono a disdire gli appuntamenti, a posticiparli. Ecco, beh, ma già Stanno ripreso. facendo terrorismo salvo alcuni medici intelligenti che dicono che veniamo troppo terrorizzati. Questa è una cosa, pare anche che dall'altra parte cercano dei medici volontari che aiutano negli ospedali, perché come anche in Italia, Sì. purtroppo anche qua abbiamo troppi pochi posti letti. Quindi il problema coronavirus, più che essere un problema sanitario, è un problema di presa a carico dello Stato, cioè è anche un discorso politico. Orlando, senti una cosa, tu che sei lì, tu che stai controllando la trasmissione in diretta, Ciao, si prof. vede Sì. bene in Facebook? Non ti vedo io. Sì, no, io vedo Sandra in questo momento. In Facebook, sì, la stai vedendo, stai dentro la mia pagina, sì? Ok, vuol dire che è entrato pubblico, è entrato a tutti. Ok, benissimo. Leggermente in ritardo il telefono, Facebook è leggermente in ritardo rispetto a noi, qualche secondo, però. È troppo, come sai, è troppo, in questo momento è troppo lenta la comunicazione. Sandra, parla tu, dai, parla così ti vediamo in primo piano, dai. Ok, allora io vi parlo un po' di riabilitazione. Io ho fatto la mia classica formazione accademica all'università e quando sono uscita mi sono resa conto che con le armi che mi erano stati dati non avevo la possibilità di riabilitare i pazienti come io avrei voluto. La risposta non era così buona. Trovavo delle pecche, tante cose non riuscivo a capirle, non riuscivo a capire perché non rispondevano ai trattamenti, perché il problema tornava, perché trovavo delle recidive di ernie, perché le protesi non funzionavano, eccetera. Da lì ho cominciato a cercare altro, ho cominciato a cercare in altri ambiti che non fosse quello accademico. La prima cosa che ho associato è quello che tu, Silverio, nomini ormai biochimica, quindi la parte intestinale, la parte connettivale, che effettivamente mi risolveva una parte che prima non potevo prendermi in carico, ma sempre mancava un pezzettino. E devo dire, con lo scanner diagnostico dell'RMP, ho trovato un modo completo per visitare il paziente, devo dire molto veloce anche perché in un batter d'occhio, senza neanche spogliarlo, riesci con una semplice anamnesi del paziente, riesci a capire quali sono le priorità del paziente e dove devi andare a parare. La visita è semplicemente una conferma di quello che tu hai ascoltato e hai osservato e hai udito, e io non ho pedane posturometriche, non ho pedane di nessun tipo per poter fare le misure posturologiche, ma semplicemente con la clinica ho tutto quello che mi serve in realtà e posso impostare dei percorsi riabilitativi che effettivamente portano il paziente a una guarigione, perché vado a lavorare sulla causa del problema e non sul sintomo. Non mi interessa più il mal di schiena, mi interessa il perché del mal di schiena. E su quel perché lavoro per primo e dopo lavoro sul sintomo mal di schiena. Solo nei casi iperacuti vado a lavorare prima sull'acuto con le terapie d'urto, le terapie sintomatiche che vanno a risolvere l'acuto, e comunque dopo farò un percorso riabilitativo, almeno lo propongo. Poi non tutti i pazienti chiaramente hanno voglia di fare percorsi, però intanto gli viene spiegato esattamente quali sono le priorità terapeutiche, quali sono le problematiche e gli viene data la possibilità di scegliere. Come ti sei, una cosa che hai detto che è importante, no? È praticamente che ti ha dato degli strumenti accessori per
Ma principalmente ti ha fatto, secondo quello che ho trascorso, visto le tue parole, che ti ha dato la integrazione, vero? La medicina integrativa associata alla fisiatria, vero Sandra? Sì, perché comunque anche nella riabilitazione, come in tutte le branche della medicina, si lavora sul sintomo. Il mal di schiena io curo il sintomo, faccio terapie fisiche sul dolore. Se mi va bene, perché non è sempre il caso, faccio un po' di ginnastica, per me il mal di schiena è risolto. Però se questa è la conseguenza, io dico sempre il mal di schiena, l'ernia al disco, è la conseguenza di un problema, non è la causa. E lo stesso per le scoliosi, vero Sandra? Lo stesso per le Esattamente, scoliosi. nelle scoliosi, la maggior parte delle scoliosi, la stragrande maggioranza, non è una scoliosi idiopatica, ma funzionale. Ora, se vado solo a correggere la scoliosi e non vado a correggere il sistema cranio-mandibolare, la biochimica, o non vado a correggere la gamba più corta, ho fatto poco. E certamente, questo ci dà a noi e ci E dà. io sono soddisfatta, anche se il paziente non accetta, io le ho detto tutto quello che potevo dirgli, quindi faccio proprio una visita a 360 gradi, prendo in considerazione tutta la persona. E a volte gli spiego anche che la psiche è la priorità e che se vogliono avere un buon outcome medico devono anche lavorare sulla psiche. Hai fatto l'integrazione psiche, biochimica e struttura, vero? Il triangolo della salute. Esattamente, esattamente, che prima con una formazione accademica classica Certamente, non hai le armi. certamente. Ti ha aiutato molto, vero? Questo nella. Assolutamente, e poi sono molto più veloce. Questo è importante, no? Questo è importante Cioè io avere. vedo subito, a me, se non è un iperacuto, che è un'ernia al disco con un deficit neurologico, vado a vedere la causa, non vado a vedere il dolore. Certamente, tu sai che adesso domani faremo con Santiago della Rosa, te saluto Santiago, te veo che estás escuchando, ahí no podemos hablar hoy, domani faremo anche una trasmissione di medicina integrativa. Una cosa buffa è che io sono presidente con una mia collega della Società di Mesoterapia Svizzera, sono attiva a livello internazionale e l'ex presidente ogni tanto ride perché lui sa che io la mesoterapia la applico secondo la diagnostica dell'RMP. E Certo. lui mi dice sempre: questo però non è convenzionale. Dico: sì, però io sono posturologa e funziona molto bene. Quindi vado a lavorare, io sai quante volte lavoro sulle catene muscolari, sulla biochimica, con i miei drenanti, eccetera, e ottengo degli ottimi risultati, che non è il classico programma mesoterapico, che è sempre sintomatico, quello convenzionale è sempre sintomatico. In teoria la mesoterapia è un strumento, un ottico strumento, Sì, però però seguo la integrato diagnostica dell'RMP, ecco, io faccio la diagnostica posturale e poi pungo. integrato dentro, è un strumento integrato dentro della metodica RMP, questo è Esatto, importante, che funziona da che Dio. funziona molto bene, abbiamo visto i risultati, no? Abbiamo visto i risultati di tutto, no? Raccontaci un po' l'esperienza tua, racconta, cioè, Orlando, allontana un pochettino il telefono perché si sente il tuo telefono qua, aspetta che ti metto in silenzio perché se no si sente il tuo telefono, ecco bravo, adesso perché se no si dava il doppio rimbalzo, no? Allora, una delle cose importanti secondo me, Sandra, che dovresti parlare alla gente e dire un po' la tua metodica diagnostica dentro l'RMP in fisiatria, così la gente capisce un attimino. Allora, dipende sempre da come si presenta il paziente, ripeto. Se il paziente ha un acuto alla spalla, io faccio i classici test ortopedici della cuffia dei rotatori piuttosto che dell'impingement, eccetera. Se ho un dolore alla spalla che non è acutissimo, allora faccio una diagnostico posturale. Cerco di capire, la spalla di solito è correlato o alla bocca o al viscerale. Di solito, quindi vado a valutare tutto il corpo. Quindi, se invece la spalla, per esempio, è iperacuta, vado a lavorare prima sulla spalla. Quando la spalla si acquieta un pochettino, ritorno sul globale. Quindi dipende un po' dalla sintomatologia con cui si presenta il paziente. Quindi, però la parte globale dove io valuto tutti i sistemi c'è sempre. Prima o poi arriva, o è subito o è dopo l'acuto. Quindi.
Questo come parliamo noi che diciamo, no? Nel nostro diagnostico, nella nostra terapia. La visita fisiatrica classica è una visita segmentaria, quindi io valuto la spalla, valuto la schiena, faccio sia la visita ortopedica che la visita neurologica. Chiaramente nella visita neurologica forse sarò un po' meno precisa del neurologo, sono un pochettino meno approfondita, però la visita fisiatrica comprende sia una visita neurologica che una visita ortopedica. Io ci metto già dentro una valutazione dei tessuti che non c'entra né con l'ortopedia né con la neurologia, quindi valuto la qualità del tessuto, valuto l'addome, valuto la dolorabilità a livello della pancia. Ho integrato sempre all'interno dell'RMP un corso di respirazione che lavora sulla coordinazione respiratoria, e per me è importante nell'ambito dell'RMP, quindi valuto anche la respirazione. E tutti i corsi che d'ora in poi io scelgo sono sempre sotto l'RMP. Io scelgo i corsi in base all'RMP. Ti ha aiutato a differenziare i corsi che ti aiutano? Esattamente, cioè nel senso, esatto, io cerco di capire, io faccio quel tipo di visita e sto attento a quel tipo di problema, quale corso mi può aiutare, e quindi quel corso mi dà delle tecniche oppure un'integrazione diagnostica all'interno dell'RMP. Sai che una cosa che a me fa ridere tante volte, ti ricordi tanti anni fa quando ci siamo conosciuti, è che ti faceva un po' impressione e la bocca, no? Ti ricordi? La bocca era... Io ero anche arrabbiata perché dicevo non è possibile che la bocca sia così importante. Dicevo, sto Silverio, cavoli, lui è un dentista, per lui è tutto bocca, sì, ma non è mica vero. Poi sono andata a studiarmi, non nella bocca, ma il sistema stomatognatico, e caspita, quanto disturba. È un grande perturbatore e purtroppo, non si insegna bene in questo senso il sistema stomatognatico. Ma io ho notato anche, io che amo la biochimica, e tu lo sai, ho notato che per esempio la bocca dà tantissimi problemi di ipomotricità intestinale e ci puoi mettere tutti i probiotici che vuoi. Certo. Tutti i prodotti che trovi sul mercato che vanno a lavorare sulla digestione, sul neurovegetativo. Se tu non lavori sul neurovegetativo e sulla bocca che lo genera, la motricità alla fine gli devo mettere un bed, anche se non hanno disturbi, li metto un bed, lavoro sul neurovegetativo e dopo sulla pancia, perché sennò la motricità della pancia non la recuperi. Ah, un'altra cosa che è importante, no? Una cosa stupidissima, che è poi la tiroide anche. La tiroide anche, certamente, ma poi il bruxismo difensivo, no? Della bocca, perché sai che il bruxismo, la gente associa il bruxismo, lo associa come una patologia. Il bruxismo è un elemento di difesa di un trauma al sistema cranio cervicale. Quando uno bruxa, come tutti i sintomi, certo, ma quando uno bruxa vengono visti, l'ernia al disco viene vista come patologia, non è una patologia, è la conseguenza di una disfunzione del rachide. Tu immagina che quando il paziente bruxa va a muovere suture craniche, va a comprimere il nervo pneumogastrico, che è il nervo vago, ha affezione attraverso, regola il sistema respiratorio, il sistema cardiaco, la pressione arteriale, l'intestino, la digestione. Guarda come la bocca non è solamente un disturbo per una cosa, disturbo per altre cose, non solo questo, ma è un grande perturbatore. Raccontati l'esperienza tua di quando hai incominciato a lavorare, il cambiamento che hai avuto quando hai incominciato a incorporare la bocca, la deprogrammazione buccale, alla tua terapia fisiatrica. Questo è importante come testimonio, penso io. Ma devo dire che non tutti i pazienti, però una grande, grande parte dei pazienti rimane molto più stabile, non li vedo più, perché effettivamente li metto il bed, poi li pungo un pochettino, eccetera, e riesco molto velocemente ad avere una stabilità. Il paziente sta molto meglio, ma decisamente meglio. Poi c'è una parte che ha, io ho un'altra cosa che però purtroppo ho visto, chi ha una psiche un po' labile butta poi tutti i problemi sul bed. Certamente.
E quello è un po' un limite, chi è molto sensibile a livello psicologico a volte, non è sempre così, però a volte il BED non lo accetta proprio. Per quello io quando noi insegniamo, no? E io ogni volta dico, perché non lo mette che recidiva costantemente mal di schiena? Ma non ho voglia, il problema psichico, quello capita anche, però il cambiamento lo si vede, certo, vedo un corpo ben allineato, meglio funzionante, e tutta la riprogrammazione che poi faccio fare funziona, tiene. Ma certamente non è solo un strumento quello che guarisce, però incorporare il sistema stomatognatico come diagnostica e progettazione terapeutica aiuta tantissimo a tutti i riabilitatori. Guarda, io ho rivisto una paziente ancora relativamente giovane, volevo farle tutto un lavoro di riprogrammazione, di stabilità particolare, eccetera. Però le ho messo il BED e l'ho rivista e non aveva più niente. Ecco, allora ho detto, vabbè, che ti devo dire, fai un pochettino di esercizi di stabilizzazione blandi e basta, e mi fa, basta così, se tu non hai più niente, teniamo sotto controllo così. Ho annullato tutto il percorso riabilitativo che avevo già impostato. Per quello, perché normalmente lì il sistema stomatognatico era un'eccessiva priorità, no? Quando la RMP insegna quello, praticamente la RMP ci insegna a... E arrivare alla priorità che disturba. Però io vorrei adesso, se ti interrompo 2 secondi, perché vorrei fare punta su questo, perché la gente pensa andiamo alla causa, noi andiamo a quello che disturba di più. Nell'RMP il concetto è diagnosticare quello che disturba di più, e quando uno trova quello che disturba di più e lo annulla, secondo il protocollo nostro, sai che c'è un bel protocollo, quando tu incominci a annullare è come se tu togli un terremoto che ti permette dopo costruire le case senza nessun disturbo. Sei d'accordo con questo tu, Sandra? Sì, tra l'altro questo concetto che tu dici è lo stesso concetto che io sono medico esperto di medicina fisiologica di regolazione, ovvero di omotossicologia, e dice la stessa cosa. Loro dicono, se tu pulisci, spesso il corpo si riprogramma da solo poi. Certamente. Se tu togli... Poi dopo il corpo fa da solo, è pulito e quindi normalmente ripristina il suo equilibrio. Questo succede anche quando togli un perturbatore come la bocca. Quando vai a annullare un perturbatore come il sistema stomatognatico. Il sistema stomatognatico. Spesso, come nella mia giovane paziente, non aveva più niente, cioè era perfettamente dritta, non aveva più dolori, era molto più attiva, e quindi ho detto, vabbè, basta, finito. Per quello è importante sapere la diagnosi. Sapere chi disturba, se la biochimica, se il sistema stomatognatico, se il piede, quello che è il maggior disturbatore, si incomincia da lì piano piano a pulire, a eliminare. Allora si ti permette una riabilitazione molto molto più agevole, no? Noi già lavoriamo mi ero dimenticato io del tempo che lavoriamo assieme, sono dal 2013, tanto tempo già, quasi 8 anni già, Sai, i vecchietti li mettono un sacco di protesi ai vecchietti. Ma sai cosa succede? I vecchietti spesso hanno uno squilibrio posturale di lunga data, no? Mm-hmm. E quindi reggono una protesi, già la seconda protesi non la reggono più, perché il corpo è tutto sconquassato e ha trovato per fortuna il suo equilibrio. Quando cominciano a mettere le protesi, non si muovono più. Certo. Lì, in quel caso lì, mi fissano la colonna, mettono le protesi, e dopo tu non hai più chance, il corpo non risponde più. Ricordi quel paziente che noi avevamo visto, un po' per raccontare le aberrazioni, no? Tante volte, no? E quel paziente che noi lo chiamiamo il Robocop, ti ricordi? Operato tutta la colonna. Ma lo sai, tu lo sai che fine ha fatto? No, non lo so che fine ha fatto, non so, raccontaci un po'. Allora, lui aveva un problema, abbiamo visto, le lastre aveva un problema di piedi, e la bocca era semplicemente una vittima. Hanno cominciato a operarlo, a fissare le sacroiliache. Questo è stato il primo intervento. Poi sono saliti, hanno bloccato tutta la colonna. E cosa succedeva ogni volta? Uno, ti ricordi che si è rotto il pezzo di metallo sotto? A livello sacroiliaco si è rotto un pezzo di metallo, e poi ogni volta la parte sopra andava in cifosi, crollava in avanti, perché chiaramente la colonna non è stabile comunque. E adesso gli hanno messo le protesi nelle spalle. Mamma mia, e quando finiranno, dove operare, le taglio la testa? No, il problema è che lui anche, ovviamente, visto che comunque ormai la bocca cerca di...
è diventata una vittima dei grossi problemi cardiorespiratori. Certamente, ma ed era un uomo sano e anche bello, tra l'altro, era anche un bel uomo. Figurati che tutto blocca. Ma sai che noi diciamo sempre che non è questione di operare o no, se non come si opera e quando si opera e come si fa la riabilitazione, no? La integrazione. Anche per esempio le fratture, le stupidissime fratture, le fratture di caviglia o di tibio peroneali, spesso c'è una torsione. Quando hai la bocca che disturba, trovi la tibio peroneale è bloccata. Questo è uno dei miei chiodi fissi nella postura, no? E non la guarda la sottoastragalica e la tibio peroneale, io li guardo sempre. Se tu rompi la tibio peroneale, e di solito si rompono il piede in disfunzione, chiaramente perché è quello che cede, e poi i chirurghi bloccano la frattura, però la tibio peroneale è in rotazione. Il paziente ti romperà le scatole per tutta la vita perché non riesce più a camminare. Tu sai che normalmente noi diciamo con tutti i pazienti che vediamo noi, diciamo che se uno mette in equilibrio prima, poi opera e poi riabilita, questo è l'ideale, no? Solo che si opera direttamente, no? Si opera e non si fa tutto il resto, questo è il brutto, no, della chirurgia. Almeno prima mettevano le trazioni in ospedale che almeno riallineavano la gamba, adesso questo è troppo lungo e quindi operano e sono tutti in torsione. Tutti. Poi tu, come vediamo noi, tanti pazienti... No, dopo vai finito, non li riabiliti più perché rimane in torsione, puoi fargli quello che vuoi, a una mia paziente gli hanno detto devo rispaccare l'osso, ruotare leggermente la tibio peroneale e poi rifissarla, questo è... E quante volte noi vediamo, no? Quante volte noi vediamo gente che è operata ad un ginocchio, per esempio, che non è stato riequilibrato e che poi alla fine ha operato l'altro ginocchio, no? Perché poi sovraccarica l'altra parte e opera l'altro ginocchio. Sì, no? Lì avevo un caso giovane di un paziente che si è rotto il crociato con un incidente, non mi ricordo più, non era stato sufficientemente riabilitato. Cos'è successo? Che gli faceva male il quadricipite. Allora, la parte operata era in deficit, il quadricipite dell'altra gamba era totalmente iperattivo e gli faceva male l'altra gamba. Io ho scritto alla SUVA, la SUVA è la nostra cassa malati degli infortuni, e mi dice non è possibile che ha male a destra se l'incidente è stato a sinistra. Ho dovuto lottare, però lui ha fatto fisioterapia, il fisioterapista ha seguito i miei consigli e questo qua nel giro di 2 cicli di fisioterapia non aveva più niente. Ma è incredibile come... E mi dicono scusa, la lesione è stata a sinistra, lui ha male alla destra, non la capiscono, no, è difficile far capire quello. Quello non aveva né bocca né biochimica, niente, era una pura struttura. Questo qua me lo ricordo ancora e si è stupito perché con una semplice fisioterapia, però guidata. E poi come parliamo sempre noi, Sandra, come si parla sempre, che l'importante di tutto questo è coinvolgere i pediatri, la pediatria, perché nella pediatria e la neonatologia, dove tu si riesce a un ragazzo, a un bambino, a un adolescente, farlo crescere in armonia, crescere in equilibrio, non arriverà mai come arriva da noi a 40, 50 anni, già distrutto, che l'unico che puoi fare è migliorarlo e basta, no? Cosa ne pensi di quello, Sandra? Sì, perché io allora avevo seguito una volta un congresso sulla scogliosi che è durato 5 giorni. E lì ho potuto ascoltare illuminare ai tempi della scoliosi, questo congresso era un po' di anni fa, il collega diceva che la scoliosi si forma all'età di 2 anni per una problematica dei tessuti molli. Lui chiaramente non capisce niente di bocca né di niente, però tutto sommato ci ha azzeccato e lui ha detto bisogna lavorare sulle problematiche dei tessuti molli da piccolissimi onde evitare che si formano le scogliosi. Questo è un ortopedico o uno specialista della scogliosi. Comunque. Tu immagina che se noi a un giovane lo facciamo alimentare come corrisponde, bene, si fa fare una vita sana, si fa crescere il sistema craniofacciale in equilibrio, esatto. E si fa crescere libero di traumi, di traumi che si creano tante volte, che li creiamo noi i traumi, noi professionisti della salute, quello sarà un bambino, un ragazzo sano che non avrà mai problemi. La medicina
si occuperà di fare visite di controllo di prevenzione e basta. E si tratteranno gli incidenti, si tratteranno i traumi. Certo. Ma Silverio, ti ricordi, tu hai seguito un ragazzino che era, mi ricordo che perché ha quasi l'età della mia più piccola, di mia figlia minore, e questo ragazzo qua frequentava le scuole speciali, che sono le scuole per problemi, per disabili. Ti ricordo. Ecco, l'abbiamo semplicemente aiutato nella crescita cranio-mandibolare, non ha fatto altro. Questo qua. È uscito dalle scuole speciali, è andato nella scuola normale e alla fine ha solo perso un anno di scuola. E la mamma piangeva perché aveva un ragazzo, ti ricordi? Il fratellino aveva veramente un problema cognitivo grosso. Ricordo bene, ma non solo. E questo ragazzo che era iperattivo, non stava mai fermo, eccetera, è diventato un ragazzino bellissimo e che aiutava la mamma a crescere l'altro fratello. Ma tu pensa che mettendo in equilibrio un ragazzo, mettendolo in equilibrio, semplicemente in equilibrio, libera, e tu pensa a tutti quelli che vanno il TDAH, il trastorno di attenzione, no? Il TDA, trastorno di attenzione, che imbuttiscono di farmaci i bambini piccoli in crescita per tenere tranquilli, quando i bambini sono isterici perché hanno degli scompensi severi, e noi li teniamo dentro della chimica, della farmaceutica. No? Mi ricordo anche una spalla che faceva male, allora tu l'hai guardato la ragazzina, gli hai fatto mettere un bet, io l'ho punta, la Paola, la nostra osteopata l'ha trattata, non è venuto fuori niente. Alla fine la mamma ha fatto togliere tutta la ferraglia in bocca contro il medico che le ha urlato addosso che lei non capiva niente, che il dolore alla spalla non c'entrava niente. La mamma, devo dire, è stata bravissima, ha fatto togliere tutto e nel giro di una settimana sta ragazzina non aveva più dolori. Questo è l'altro caso, che è quando si parla delle terapie ortodontiche che facciamo noi in bocca, aggressivi, no? Che non lavorano mai con la funzione, che la parte funzionale, meno la parte del corpo, no? Figurati, no? Non solo la funzione locale, la funzione generale, e mentre che non si capisca quello non si riuscirà a fare dei soggetti in equilibrio, però questo va incontro di tutto il commercio, no? Perché non si venderebbero tanti espansori, tanti impianti per fare questo, per fare l'altro, tante trazioni straorali, eccetera eccetera, e il giorno che capiscano quello cambierà la forma anche di fare un'ortodonzia, un'ortopedia. Questa è la lotta che veniamo facendo noi da tanto tempo. Quante volte ti tocca a te, che lavoriamo assieme, di dover dire a una persona: senta, tolga questo perché momentaneamente sta disturbando, no? E ti trovi contro un muro di gomma, no? che rimbalzi, no? Contro il muro di gomma. Silvero, ti ricordi una dentista che si spaccia per funzionalista mi chiede: com'è la postura? Dico: male, tu mi devi mettere il sistema cranio-mandibolare in equilibrio col corpo. Allora lei mi dice: ma come lo devo fare? Tu mi spieghi cosa devo fare? Sì, è tremendo. Io devo dirtelo, cioè. Sì, quello fa ridere veramente, fa ridere e ridere. Però vabbè, questo tante volte il professionista è vittima, io chiamo vittima della deformazione, non della formazione, della deformazione. Uno oggi si insegna determinate cose che vanno in quel senso là e lui li impara e dice: me lo ha detto professore, senti, tale, senti. E lo facciamo. No? Parla Violando, mi dicevi qualcosa? No, pensavo che stavi parlando con noi, volevi parlare. Allora, senti, in questo caso, Sandra, come quando noi quante volte ci capita quello in clinica, Sandra? Quante volte? Tantissime, vero? Se raccontiamo l'esperienza, è un'esperienza che va all'infinito, no? Raccontati tu l'esperienza se ti ricordi qualche esperienza di pazienti che abbiamo riabilitato. Ti ricordi quella paziente? Io rido tante volte quando lo racconto, che è rimasta incinta dopo mettere in equilibrio, che non poteva avere. Sì, io avevo una signora di una certa età con dei dolori a livello ovarico, lì ho fatto semplicemente una pulizia. A livello della piccola pelvi, e lei è rimasta incinta a 42 anni. Come mettendo in equilibrio quello che tocca, quello che va,
si ripristina la funzione, no? Qua è quello che noi non riusciamo a capire, è quello che la funzione è la madre che muove la struttura, no? Non la struttura che muove la funzione, ma certamente che se la struttura non funziona bene, si creano delle disfunzioni, però generalmente la funzione muove la struttura. Sei d'accordo tu, Sandra? Assolutamente, ma l'obiettivo principale in medicina è ripristinare l'equilibrio. Lì dove il corpo ha dei limiti, non riesce a recuperare il suo equilibrio in maniera ottimale, allora in quel momento, in quel punto lì puoi dare un piccolo farmaco, puoi fare un piccolo intervento, ma non prima. Non prima di tutto, no? Ma assolutamente no, devi cercare di trovare la causa e ripristinare l'equilibrio del paziente. E dopo puoi usufruire di medicine, di interventi, eccetera. A meno che non hai una crisi acuta, allora sei autorizzato a utilizzare. I farmaci sono dei salvavita, non curano niente. Certamente, certamente. La farmacologia allopatica è un salvavita che cura il sintomo acuto e così va preso. L'organismo ha le Ma anche difese, nelle no? allergie. Le allergie sono curabili, Ma ragazzi, ma si possono certo. curare. Si possono curare con l'alimentazione, con la regolazione della risposta immunitaria del corpo e lavorando anche con l'intestino. Quindi io lavoro sull'alimentazione, sull'intestino e sulla regolazione del sistema immunitario. E pian pianino, con un po' di pazienza, il sistema immunitario non è più allergico. Il cortisone va bene per le crisi acute, dopodiché basta, perché alla lunga mi altera il tessuto, il polmone si altera e poi dopo hai il coronavirus e le persone non rispondono più. Quello che Certo, parlavamo. se gli hai ammazzato la risposta, prendono farmaci che indeboliscono il corpo, che indeboliscono la reattività della persona. E arriva un'epidemia e le persone muoiono dopo, perché non hanno più il loro equilibrio per Se tu rispondere. non vai a stimolare il sistema immunitario, nessuna malattia Ho guarisce. capito, ma noi siamo dei bidoni della spazzatura, Certamente, certamente, certamente. Ho mal di testa, mi danno una pastiglia, ho mal di schiena, me ne danno un'altra, non riesco a dormire, me ne danno un'altra, poi ho l'ipertensione, me ne danno un'altra e alla fine, velocissimamente arrivo a 20 pastiglie al giorno. Certamente, perché se abbiamo trasformato, in posto di cambiare la modalità di vita, al posto di insegnare alla gente a vivere meglio, le diamo la pastiglietta perché così continui a fare la stessa vita che non serve durante tutta la vita. Poi quando si ammala ci spaventiamo, no? Di questo, no? Io penso che, bene, penso che abbiamo dato già abbiamo fatto mezz'oretta, eh? Penso che abbiamo dato una bella, la prossima li continuiamo a parlare a questa nostra gente che ci ascolta. Cosa dici, Sandra? Eh sì, non so se Assolutamente, Orlando vuole volentieri. dire qualche cosa. Aspetta che ti Giusto, apro il microfono, Orlando, lì. Vuoi dire qualche cosa, Orlando? Tu che sei lì, ciao, come sono stai? sì, a chiosare, non potendo entrare nei temi clinici che avete trattato, prendo spunto dal fatto che dicevate che quando un corpo non è in equilibrio si rompono le protesi, se vogliamo si rompono anche gli apparecchi Ma ortodontici. certamente. Questo è figlia della fretta che ha monetizzato la medicina. Bravo. Adesso lo vediamo su scala mondiale. Per forza, io magari mi attiro le antipatie di qualche studio con cui collaboro. A monetizzare, a mettere una protesi con un piano occlusale rigido, immodificabile, come possono essere i materiali che vengono utilizzati, e non indugiare sul provvisorio che in parte è adattabile, in parte come dire, autoadattabile, no? Con la funzione, indugiare un po' sul provvisorio, no, perché si deve monetizzare e piazzare subito una protesi definitiva con dei materiali duri sul piano occlusale che o cede il corpo o cede il materiale. Fortunatamente spesso cede il materiale e si spacca Ma lì tutto. comunque perché non si vuole capire la interazione che c'è tra i sistemi, no? La interazione che c'è tra i sistemi. Questo è il concetto, no? Questo è il concetto che noi non vogliamo capire. Però va bene, noi stiamo lottando, in tutto il mondo per far cambiare questa mentalità e penso che ce la stiamo facendo, già tra dall'America, Forse l'Europa. anche il soddisfazione, grande lavoro. Dimmi. Ma forse anche con sta fatto del coronavirus le persone cominciano a pensare che
Magari bisogna capire quali sono i fattori che predispongono alla complicanza, non al coronavirus stesso, alla complicanza. Santiago, che forse anche 20 giorni fa diceva bisogna preparare il corpo all'infezione. Ma certamente. Certamente. Cioè, no, una volta facevano i castelli, si preparava. Preparare il corpo, invece... Certo, e invece cosa fai? Lo indebolisci sempre di... Noi siamo tutti immunodepressi, ragazzi. Ma certamente. Perché si mangia male, si vive male, c'è stress, siamo psicopatici, si corre, si fa tutto quello che non si deve fare. Quando arriva un'epidemia ci appena arriva un piccolo batterio, un piccolo virus, e pom, si fa un'esplosione come quella che stiamo vivendo adesso. No? Esattamente. Questo è abbastanza grave. Io mi auguro che questa situazione mondiale alla gente comune. Guarda, mi permettete di dire una cosa che ho ascoltato adesso una volta in internet? Posso dirla prima di chiudere? Datela. Allora, 3-4 mesi fa ho sentito una trasmissione, e questo che serve per quelli che ci stanno ascoltando, quelli che ci seguiranno in podcast in YouTube, perché dopo metterò questo nel canale nostro di YouTube, no? Che è stato registrato. Quello che diceva un medico, guarda, sono messi assieme due personaggi simpaticissimi, uno che era un fisico quantistico e l'altro che era un medico di medicina quantica. E io mi sono messo lì a ascoltarli, e mi è rimasto molto molto fissato nella mia testa queste parole, che io voglio chiudere la trasmissione con queste parole. Il medico, il fisico di medicina fisica, di fisica quantistica, diceva: io oggi parlo di medicina, e lui che è medico quantistico parlerà di fisica quantistica, diceva lui, no? E allora dice, incomincio a parlare io, diceva il fisico quantistico, e diceva: nell'antichità c'erano due tipi di medicina, la medicina per lo schiavo e la medicina per la gente pensante. Allo schiavo gli si toglieva il sintomo perché doveva andare a lavorare, e la gente pensante si curava con stile di vita, con alimentazione, senza medicine, senza sintomi. E lo schiavo piangeva, diceva: perché non a me non mi curate? Perché no? Tu schiavo devi andare a lavorare e basta, no? Oggi lo schiavo si crede libero, perché oggi è la stessa medicina. La medicina per lo schiavo, che è la medicina sintomatica, la medicina veloce, la medicina dei soldi, è la medicina per la gente che pensa. La gente che pensa, che vuole fare un stile di vita, cambiare lo stile di vita, cambiare la forma di vivere, cambiare la forma di mangiare, la forma di non tenere stress, eccetera, eccetera. C'erano gli Esseni. Se voi andate a leggere su YouTube la storia degli Esseni, dicevano questo già nell'antichità. E noi oggi mi auguro che questo coronavirus ci faccia ragionare, meditare, a lasciare di essere schiavi, schiavi del denaro, schiavi della corsa, schiavi di niente, tornare allo spirito e fare una vita sana. Mi auguro che questo coronavirus serva per questo, no? E per cacciare via tutto quell'altro che ci sta dominando. E beh, ragazzi, penso che ci fermiamo, dai, sono già 35 minuti. Sandra, vuoi fare un saluto? E Orlando lo stesso? Certo. Ciao a tutti, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e speriamo di risentirci. Ci risentiamo senz'altro, perché adesso approfitteremo e la trasmissione per quello. Orlando, vuoi salutare tu anche, così terminiamo? Sì, certo, saluto a tutti e vi ricordo che domani sabato ci sarà una trasmissione simile a questa su Facebook con il dottor Santiago della Rosa, che vale la pena anche per chi non conosce bene lo spagnolo. Vale la pena ascoltarlo, perché sarà molto illuminato. E come adesso la gente spagnola sta ascoltando italiano, domani ascolteranno gli italiani, ascolteranno spagnolo. Bene, grazie a tutti per la compagnia, un abbraccio grande a tutti e a domani alla stessa ora per lo stesso canale RMP. Arrivederci a tutti, ciao. Buona ciao. Serata. Ciao ciao. 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 Ciao.